Parliamo oggi di energia oscura. È un'entità nuova nel quadro dell'universo e del modello dell'espansione dell'universo che è emersa quasi all'improvviso, non ci se l'aspettava. Sappiamo da circa un secolo che l'universo è in espansione, ha avuto una sua evoluzione e questa evoluzione è un'evoluzione di espansione. Per immaginare che cosa significhi questo, possiamo immaginare un panettone o una focaccia prima di essere cotta, mentre lievita. All'interno di questa focaccia ci sono le uvette e quando lievita e quando viene poi cotta la focaccia si espande e trasporta con sé le uvette, che si espandono quindi. Lo stesso avviene con lo spazio-tempo dell'universo che contiene delle galassie, le stelle, e tutte queste si espandono partecipando a questo movimento generalizzato di espansione dell'universo. Fino ad alcuni anni fa, una decina d'anni fa, pensavamo che questa espansione, che continua probabilmente per sempre, rallentasse lentamente per effetto della gravità. L'universo contiene massa e questa massa, con la sua attrazione gravitazionale, cerca di rallentare questa espansione. Ebbene, la grande sorpresa di una decina d'anni fa è stata che, osservando distanti supernove, ci siamo resi conto che l'universo in realtà sta accelerando. Questa espansione non è costante, non rallenta, ma addirittura accelera, diventa sempre più rapida e veloce. Responsabile di questa accelerazione è un'entità che per il momento abbiamo chiamato energia oscura, anche se in realtà non sappiamo veramente che cosa sia. Entra nelle equazioni dell'espansione dell'universo e senza di essa non potremmo descrivere i dati che osserviamo, però al momento non sappiamo veramente che cosa sia. Per cercare di approfondire la natura di questa entità misteriosa, stiamo programmando una serie di esperimenti. In particolare un pallone stratosferico chiamato Olimpo misurerà con maggiore accuratezza il fondo cosmico. C'è un progetto, e vedremo se riusciremo a realizzarlo, che è stato nominato Sagace, che avrà proprio il compito di avere maggiori dati su questa espansione nel tempo. E infine una collaborazione con la Russia, un progetto che si chiama Millimetron, dovrebbe fornirci ancora maggiori dati su questa entità. Certamente per far questo dobbiamo impiegare risorse, dobbiamo cercare di utilizzarle al meglio per dare una risposta a questo interrogativo che veramente è affascinante e nuovo.